Ciao ragazzi, bentornati a Games Impact, sono il vostro coccodrillo Mato700 che vi parla e siamo qui al tempio. Ma non un tempio normale, siamo qua, che si vede anche sulla mappa, un tempio un po' grande. Vediamo cosa che c'è qua. Ci sarà qua un samurai, un cubo, un maiale gigante. Andiamo subito a scoprirlo. C'è un golem. Un guardiano golem. Se volete saperlo, il maiale gigante c'è veramente. E se... e vi farò vedere un video più avanti dove trovarlo, recuperare molta carne e per poter insomma guadagnare insomma carne e altri rosetti. Un dettaglio di questi golem qua che hanno un punto debole, se si lascia colpire. Prendiamo un essere e se riusciamo a colpire l'occhio, che ha l'occhio giallo, ecco come adesso, gli faremo un colpo critico. Quindi se, ecco come adesso, abbiamo distrutto l'occhio. Quindi il punto debole di questi golem, questi guardiani, è un essere. Quindi io ve lo consiglio di mettere in squadra. Apriamo il scrigno. Abbiamo preso un'altra lacrima. Perfetto, andiamo a recuperarne un'altra. Sì, ciao. È a 1000 km di distanza. Siamo qua alla missione, al tempio. Questo tempio qua l'abbiamo fatto nel scorso video, un paio di video fa. Se volete vederlo, è il tempio de... Non mi ricordo più il nome del video. Beh, il video è stato pubblicato, però il titolo del video mi sono scordato quello che è. Intanto andiamo a vedere. Penso che dovremmo rifare la stessa missione, però andiamo a vedere. Ecco, siamo arrivati alla porta. Quanto dirà alla porta di Lisa, con l'essere? Chi può dirlo? C'è tutto il discorso sotto? No, seriously, it does though. In fact, it's how I used to find my tortoise whenever he went missing. Beh, buono. Scrivete nei commenti se volete vedere i sottotitoli. Noi andiamo. Qua bisogna... questa, se vedete... qua serviva fuoco elettrico, che serviva Lisa. Invece qua serve elettrico e ghiaccio. Andiamo. In questa squadra qua c'è già elettrico e ghiaccio, quindi possiamo andare subito. Sia con Keia che Lisa e Amber. Quindi senza nessun problema possiamo andare. C'è sempre questo caricamento qua, che mi dimentico sempre di tagliare. Perfetto. Andiamo a esplorare il posto. Attiviamo la porta qua. Qua c'è dell'acqua. E anche fondo come acqua. Che mi ha colpito?
Ah, ci sono le sedie là sopra. Non posso arrampicarmi. Quindi bisogna trovare il posto per salire. Come là bisogna trovare un posto più basso. C'è anche slime. Meglio usare che io. Lisa è un po' devolusa. Come fa a salire da sopra? Perfetto. Pensavo che esplodesse, infatti è esploso, si è messo un po'. Poi è esploso. Perfetto, abbiamo sbloccato lo scrigno. Voglio dare un'occhiata poi qua sopra. Se mi ha lasciato uno Z. Da questo sì, mi ha lasciato qualcosa. C'è anche uno scrigno. Prima non l'avevo neanche notata. Ecco, nel gas l'abbiamo anche spento. Possiamo spegnere il slime con il ghiaccio, cioè abbastanza forte il ghiaccio. Abbiamo preso con tutto il ghiaccio che si circondava, abbiamo preso l'elemento proprio del slime, del fuoco, e per quello che non abbiamo fatto nulla con il potere del vento. Si è bloccata la mossa, no! E abbiamo bloccato anche questi spini qua. Si è attivato l'aria per salire. Vediamo se c'è qualcos'altro. Bene, dobbiamo salire sopra da questa dove c'è i pezzi di legno. Aspettiamo che il screen sparisca perché mi sono un po' bloccato. Perfetto. Perfetto, continuiamo. Speriamo che non sparisca sotto ai piedi. No, adesso un passaggio, insomma. Rimani il suo personaggio, perfetto. Il nostro personaggio soffriva di vertigini, penso che voleva essere. È per quello che voleva scendere. Bene, dobbiamo scegliere. Ah no, si sta allineando. Perfetto. Ah, basta aspettare, si può andare con calma. Pensavo che dopo si continuava a muovere, invece si è fatto proprio strada per noi. Andiamo a sconfiggere prima di tutto questa mano. Qua non è inutile usare un personaggio elettrico perché il personaggio elettrico si poche parole si come si può dire è immune insomma ai slime elettrici all'elettrico e anche il vento però se abbiamo fortuna possiamo prendere l'elemento giusto. Questo qua è un po' un casino sconfiggere perché bisognerebbe l'elemento d'acqua. Poi anche l'elettrico e anche il ghiaccio fa il suo lavoro, insomma. Perfetto. Vediamo se siamo sconfitti o se io l'ho sconfitto. Con solo una sopra. Saliamo.
Non ho già visto uno screamer. Ecco il tempio là. Questo tempio qua là. Avevo dentro un'altra lacrima. Siamo a 3 lacrime. It's too early to relax. Besides, the Fatui cannot... Perfetto, diamo un'occhiata qua in giro, ci sono solo questi chiusi qua. Diamo un'occhiata anche dietro. What an honor. Nobody was ever proclaimed persona non grata by the Fatui anyway. Bene, andiamo avanti. Usciamo da questa stanza. La ricerca delle lacrime è una buona sfida. The Fatui are a problem not only for the knights, they also present a real threat to the whole. Dobbiamo andare dove? A 200 metri qua. And when it comes to andiamo subito. The Mondstadt, Luke is... That's enough, Jean. You knights are subject to too many restrictions. You can't directly confront this so-called diplomatic scum. Personally, I despise them. If I were to choose between eating a cryo slime alive or joining the Fatui, dobbiamo raccontare un po' di Giuseppe. Esatto, che siamo qua. E dobbiamo andare tutto da un'altra parte. C'è un semano del fuoco. Sì, del fuoco. Del ghiaccio. Perfetto, l'abbiamo quasi sconfitta. Per fortuna che abbiamo Amber del fuoco, sennò se mettevamo un sacco di fede. C'è un sciamano del vento. Sconfiggiamo anche l'amico supremo, no. Perfetto. Abbiamo sbloccato la scrigna. Prendiamo la scrigna. Esatto, che siamo, abbiamo qua Amber, attiviamo anche questo qua. Si è sbloccato un pezzo di barriera, penso. Penso che ci siano altri di quei... di quelli... un altro lacrime, perfetto. Altri di quei totem del fuoco per disattivare la barriera. Ora dove dobbiamo andare? Abbiamo abbastanza lacrime. Cosa che dobbiamo fare adesso? Eccoci qua, si è disattivata la missione. Non so il motivo, però penso che abbiamo finito la ricerca delle lacrime. Bene, andiamo qua. Usiamo il teletrasporto, andiamo. Vediamo che bisogna entrare in quella casa, o fuori da casa, insomma. È una villa. Ci sono tutti i vigneti. È proprio una villa. Bisogna andare da Zin. E Diluc, perfetto. Dobbiamo parlare con Zin, la prima cosa. Crystals look
Ecco, le tue lacrime. Adesso le tocchiamo per purificare. Perfetto, purificate. I think we should have enough tears now. Use the crystals on the holy lyre like... Inseriamo tutti nell'arpa. Tutte le altre cose. L'arpa diventa sempre più luminosa. It worked! It seems completely different from before. L'arpa è diventata un po' più grande. The lyre's animal è grande come mezzo persona, o mi pare a me. Where should we summon? It must be away from the city. Invece di diventare un'arpa, è diventata un'arpa. The wind that blew, it's never... I don't understand. Then the best location to play the lyre? If you go east from Starfell Lake. Oh, you mean that beach we were on? È grande come una persona. Head to where the cliff jumps out. What do you think, Bart? Let me think. Star... All right, very well. Then let's meet up. Please don't be late. sorry... Avevamo riparato completamente l'arpa. Ora dobbiamo andare qua sopra. Ma lo faremo nel prossimo video. Spero che vi siano piaciuti, che vi sia piaciuto il video. Se è così, mettete un bel pollicione in su. Se... se non avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdervi altri video. Sono qua insieme a Diluc, Venti e Zin, tutti i personaggi di 5 stelle. E vi lascio così. Ciao ciao, al prossimo video. Ciao ciao.